Rosberg è in testa al mondiale, Rosberg che partirà dietro al compagno di squadra Lewis Hamilton, che quest'anno, lo ricordiamo, soltanto 3 volte su 8 ha vinto partendo dalla pole. Parte il Gran Premio degli Stati Uniti, Hamilton parte bene, Rosberg cerca di incrociare le traiettorie per sfruttare poi in fondo la salita, bene anche le due Red Bull, c'è una Ferrari che è al quarto posto, probabilmente quella di Kimi Raikkonen, una Ferrari al quarto posto, ricordiamo che le Ferrari scattavano dalla terza fila, quindi partito bene Lewis Hamilton. Rosberg forse ha perso una posizione, sì, perché una Red Bull è riuscita a infilarsi in mezzo, quindi abbiamo le due Mercedes in prima e terza posizione, in mezzo c'è la Red Bull di Ricciardo e dietro al quarto posto la Ferrari di Kimi Raikkonen. Vettel ha un problema di tenuta adesso, ma riesce a mantenere il sesto posto davanti a Felipe Massa. Dunque ricordiamo la situazione per quanto riguarda la partenza di questo Gran Premio degli Stati Uniti: Hamilton ha mantenuto la testa della gara, Ricciardo è riuscito a passare Rosberg ed è secondo con la Red Bull. Questo è Hülkenberg che sta dicendo via radio che ha avuto dei problemi al via, adesso un problema con l'ala anteriore, dicevamo, in testa Hamilton, poi Ricciardo con la Red Bull, Rosberg terzo con l'altra Mercedes, davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen, all'altra Red Bull di Verstappen e all'altra Ferrari di Vettel che è sesto, davanti a Massa, Sainz, Perez e via via tutti gli altri. Ricordiamo sul fronte strategie che i due della Mercedes, Hamilton e Rosberg più Verstappen, sono partiti con le gomme più dure rispetto agli altri, tutti quanti hanno completato la loro prima sosta. La situazione è la seguente: Hamilton al comando ha un vantaggio di 6 secondi sulla Red Bull di Ricciardo e di 7 secondi sul compagno di squadra Nico Rosberg, quindi Hamilton in fuga per il secondo posto, sono vicinissimi Ricciardo con la Red Bull e Rosberg con l'altra Mercedes. Ricordiamo che Rosberg ha montato la gomma media. Capitolo Ferrari: Raikkonen e Vettel sono partiti dal quinto e dal sesto posto, sono al quinto e al sesto posto, però dignitosa la Ferrari, perché in questo momento si trova a 4 secondi dalla Red Bull di Verstappen e a 7 secondi dalla Mercedes di Rosberg, e considerando che siamo al 24esimo giro, non male la prestazione delle russe. C'è una notizia importante perché si sta ritirando Verstappen, che tra l'altro aveva avuto problemi nel corso del suo pit stop perché i meccanici avevano sbagliato gomma e quindi hanno perso 10 secondi per effettuare la sosta. Vettel, Verstappen è ritornato in pista, ma adesso ha dei problemi perché la sua Red Bull sta procedendo molto lentamente e sta quasi per parcheggiare, e quindi ritiro importante quello di Verstappen, che tra l'altro via radio aveva un po' polemizzato con i suoi, perché gli avevano detto stai attento, cerca di gestire la situazione con le gomme, e lui aveva risposto non sono qui per arrivare quarto, sono qui per salire sul podio e quindi voglio essere aggressivo. Adesso Verstappen sta provando a ripartire. Vi confermiamo il ritiro di Max Verstappen, che è costretto ad abbandonare il Gran Premio, mentre sentiamo in sottofondo il motore della Red Bull, motore Renault, nel momento in cui Verstappen si ritira. Diamo la situazione aggiornata, perché ormai tutti quanti si sono fermati per la loro ultima sosta, molto presumibilmente perché hanno montato tutti le medie, tutti tranne Raikkonen, quindi adesso vi diciamo la situazione. Per gli altri nomi che vi daremo, probabilmente definitiva per quanto riguarda le soste, non dovrebbero fermarsi più. Raikkonen invece si dovrà fermare. Allora, Hamilton ha un vantaggio di 9 secondi nei confronti di Rosberg, il quale a sua volta ha un vantaggio di 5 secondi su Ricciardo, quindi le due Mercedes davanti separate da 9 secondi, mentre Ricciardo si trova a 5 secondi da Rosberg e quindi potrebbe insidiare il secondo gradino del podio a Rosberg, facendo così un favore a Lewis Hamilton, che guadagnerebbe altri 3 punticini sul compagno di squadra. Per quanto riguarda le Ferrari, Raikkonen è quarto a 15 secondi, però deve fermarsi da qui alla fine del Gran Premio, perché è impossibile che possa farcela con le Supersoft che ha montato già qualche giro fa. E a quel punto Vettel potrebbe scalare, quando Raikkonen si fermerà per la sua sosta, potrebbe scalare al quarto posto, però si troverebbe a 12 secondi da Ricciardo, quindi Ferrari che anche in questa gara si dovranno accontentare del quarto e quinto posto, poi perché si è ritirato Verstappen, altrimenti certo, sarebbe stato quinto e sesto posto. Ferrari che sono partite bene, hanno tenuto all'inizio il ritmo dei migliori, poi pian piano sono calate la distanza e adesso, ripetiamo, Raikkonen ha un ritardo di 16 secondi, Vettel di 26 e Raikkonen deve ancora fermarsi per l'ultima sosta, quindi
a fine gara il distacco sarà superiore al mezzo minuto. Troppo angolato il tiro di Dzeko, 3-0 per la Roma. Allora Maldini, non avevamo interrotto perché insomma c'era il terzo gol della Roma, ma la delusione è il colore della rossa nel Gran Premio degli Stati Uniti, Giulio Delfino. Sì, allora Raikkonen è costretto probabilmente al ritiro, dico probabilmente perché sta rientrando, cosa peraltro molto insolita, sta rientrando in retromarcia nei box. Raikkonen aveva effettuato la sosta perché lo ricordiamo aveva montato le super soft, no, si ferma Raikkonen, si ritira, poi effettuato il pit stop, è tornato in pista ma si è fermato subito dopo essere uscito dalla corsia dei box, adesso sta scuotendo il capo. A quanto pare c'è stato un errore nel pit stop e hanno lasciato addirittura una pistola attaccata alla ruota, così sto leggendo online, e quindi ci deve essere stato questo problema nei box dopo il cambio gomme. Adesso Raikkonen sta andando a controllare la sua monoposto perché gli hanno riferito via radio fermati perché abbiamo lasciato attaccata una pistola, e Raikkonen sta andando a controllare e verificare che effettivamente sia così sulla ruota posteriore sinistra, quindi grosso disastro, pasticcio. Altro che papera di posa, mamma mia, sì, veramente questa è nuova, e se viene confermato quanto letto online, però il fatto che Raikkonen sia sceso dalla monoposto, certo, e sia andato a controllare la ruota, evidentemente non devo aver letto male quello che è successo nei box, quindi pasticcio Ferrari, però stiamo parlando di un sesto, sì, posto, certo, che viene bruciato, non è che stiamo parlando di un podio o di una vittoria, però dimostra che non funziona niente, insomma. Sì, dimostra che la Ferrari veramente si sta perdendo in questo finale di stagione. Vettel si trova a 10 secondi da Ricciardo, quindi al quarto posto, con scarsissime possibilità di andarsi a prendere il podio che ha visto una sola volta nelle ultime 10 gare. Praticamente 8 giri dalla conclusione del Gran Premio, Hamilton sempre al sicuro, ha un vantaggio di 9 secondi nei confronti di Rosberg, Ricciardo terzo con la Red Bull ha un ritardo di 6 secondi da Rosberg, non riesce ad avvicinarlo e quindi ormai sembra già scritto il podio di questo Gran Premio, che dobbiamo dire molto deludente dal punto di vista delle emozioni, non è successo praticamente nulla. C'è stato un sorpasso. Sì, pochissimi sorpassi, quasi nulla. Mancano soltanto 2 giri alla conclusione del Gran Premio, un Gran Premio che è vissuto davvero di pochissimi colpi di scena, pochissime sorprese. Hamilton lo sta andando a vincere senza alcun tipo di problema, Hamilton è partito bene, è riuscito a mantenere la prima posizione, cosa che non gli era riuscita in molte altre circostanze in cui era partito dalla pole. Lo ricordiamo che praticamente sì, era la nona pole quella di ieri per Lewis Hamilton ed è la quarta volta, se non gli accadrà nulla in quest'ultimo giro, che vincerà un Gran Premio partendo dalla pole. 5 volte invece non ci era riuscito, quindi insomma era una sorta di tabù, una sorta di maledizione questa della pole per Lewis Hamilton, che adesso invece non si rivela tale, perché il pilota inglese proprio sulla pista dove l'anno scorso aveva conquistato il suo secondo titolo mondiale consecutivo con la Mercedes, il terzo in carriera, si sta andando a prendere una vittoria che riapre la corsa al titolo, seppur non di moltissimo, ma comunque la riapre, perché ovviamente se Hamilton avesse perso anche oggi il titolo sarebbe ormai stato puntura, dicono per massa, puncture, che in realtà vuol dire foratura, non puntura, anche se il termine letterale è quello, ma intendono dire che c'è stata una foratura sulla monoposto di Felipe Massa, che è entrato in contatto molto anche violento con Fernando Alonso, perché Massa aveva sbagliato una curva, la penultima prima del rettilineo a sinistra, poi è tornato in pista, Alonso è arrivato come un razzo e lo ha praticamente quasi buttato fuori, e poi via radio ha detto qualcosa. Comunque, ecco sì, stiamo leggendo quello che aveva detto praticamente Fernando Alonso via radio, ero davanti a lui, non è colpa mia, praticamente è detto Alonso, perché gli stewards hanno deciso di investigare questo incidente, questo contatto tra Alonso e Massa a fine gara, e Massa ha risposto poco fa, mi ha buttato fuori, ha detto Felipe Massa, e quindi ci sarà investigazione su questo incidente finale tra Alonso e Massa, che si stavano giocando il sesto posto. Massa adesso è stato costretto a rientrare per una foratura. Dicevamo lì davanti, Hamilton si sta andando a prendere la settima vittoria stagionale, potrebbe tra l'altro essere la 50ª per lui in carriera, e a quota 50 ci sono riusciti soltanto 2 piloti prima di Lewis Hamilton, i 2 piloti che detengono il record di vittorie in Formula 1, Schumacher 91, Prost 51, sono questi i vincitori, i plurivincitori della storia di Formula 1, Schumacher irraggiungibile con i suoi 91 successi, Prost
rimaste 51, sta per essere raggiunta da Lewis Hamilton, che se vincerà questo Gran Premio, ormai mancano poche curve alla conclusione, toccherà quota 50 successi in carriera, portandosi soltanto a una lunghezza da Alan Prost, record che può eguagliare o addirittura già battere nel corso di questa stagione, visto che mancano tre gare alla fine. Alonso, via radio. Stai esultando, ormai Fernando Alonso, un'esultanza texana, possiamo dire, proprio da cowboy, quella forse di Fernando Alonso. È la sfida con l'altro ex ferrarista. Sì, forse sì, che... proprio è un'esultanza di godimento allo stato puro da parte di Fernando Alonso. Dunque va a vincere Lewis Hamilton il Gran Premio degli Stati Uniti, il Gran Premio del Texas, precedendo il compagno di squadra Nico Rosberg. Terzo sul traguardo Daniel Ricciardo, sta per arrivare al quarto posto anche Sebastian Vettel, che si è permesso il lusso, visto il grande vantaggio che aveva nei confronti degli inseguitori, si è permesso il lusso di entrare ai box e di effettuare l'ultima sosta, giusto per non rischiare di avere problemi con le gomme negli ultimi 3-4 giri. Eccolo qui Vettel che va a tagliare il traguardo e stiamo aspettando a questo punto soltanto l'arrivo di Fernando Alonso, che può chiudere al quinto posto, per lui un risultato assolutamente straordinario considerando le potenzialità della McLaren Honda, che comunque sta crescendo molto e si sta avvicinando pian piano agli altri, ma soprattutto sta riuscendo a finire spesso avanti a scuderie come la Toro Rosso, come la Williams, oggi addirittura anche davanti alle Force India, che lo ricordiamo sono quarte nella classifica della Coppa Costruttori. Quindi questo l'ordine d'arrivo del Gran Premio del Texas, vittoria di Lewis Hamilton, la settima stagionale, la 50ª in carriera per il pilota inglese, che precede il compagno di squadra Nico Rosberg. Get in there, mate. What a drive. Really well managed. Questi sono i complimenti per Hamilton. Awesome result, Lewis. Awesome result. Good job, boy. Perfect drive, Lewis. Really well controlled. Fantastic. Tanti complimenti per Hamilton. L'hai gestita alla grande, gli hanno detto. Hai fatto una grande gara e quindi complimenti per Lewis Hamilton, che riapre la corsa al titolo da meno 33 a meno 26 da Rosberg, e quindi mondiale riaperto per Lewis Hamilton quando mancano tre gare alla conclusione. La prossima è Messico, poi c'è il Brasile e gran chiusura ad Abu Dhabi. Per la Ferrari, quarto posto di Vettel, ritiro davvero comico da parte di Kimi Raikkonen, che stava effettuando una sosta e è partito prima che un meccanico estraesse la pistola dalla gomma, e quindi è stato costretto poi al ritiro. Comunque ha perso un quinto posto, non è che... No, certo, però insomma dimostra che anche il grande caos a livello proprio di direzione tecnica.